Bene, buonasera a tutti, spero che mi sentiate. Siamo tornati in diretta qui dal Palasprint perché tra 5 minuti, poco più, inizierà questa gara 4 che stiamo aspettando già da diversi giorni, da domenica sera, quando dopo gara 3 c'è stata questa vittoria di Spezia, e quindi la serie è proseguita, altrimenti il Cursi sarebbe già campione regionale, e quindi siamo qui ad attendere spasmodicamente questa gara 4 che potrebbe ancora essere importante per il Cus, lo sarà sicuramente per entrambe. Spezia deve pareggiare, Cus penso che abbia la volontà di cercare di chiuderla qui, perché in una serie da affrontare senza Pestagno e Maggione chiaramente a lungo andare può avere più problemi magari di Spezia, che in questo momento può schierare gli effettivi, anche se sappiamo Visigalli con problemi fisici già da molti mesi. E allora ricapitoliamo come è andata nelle gare precedenti, anche se penso che lo sappiate: gara 1 e gara 2 erano a Genova e il Cus ha sfruttato al meglio questa occasione, portandosi sul 2-0, la prima vinta 64-53 con un secondo quarto clamorosamente toppato da Spezia, diciamo. Gara 2 è stata molto più equilibrata, anche se anche qui nel secondo quarto Spezia aveva segnato davvero molto poco, e in realtà è stata chiusa poi soltanto sul più 2 dal Cus, 72-70 per il 2-0. Siamo venuti qua domenica a vedere la partita di gara 3, win or go home per Spezia, ovviamente per Cus win and be champion. Ha vinto Spezia, ha vinto anche abbastanza nettamente, 20 punti di scarto alla fine, 22 scusate, 72 come per il Cus in gara 2, 50 però solo per il Cus. Partita che è scappata ai genovesi, vinta dagli spezzini soprattutto nella seconda metà di gara. E allora siamo qui per gara 4, ormai le squadre credo che le conosciate abbastanza bene, però vado a rileggervi i roster che non vedono variazioni rispetto a gara 3, quindi Spezia con numero 0 Gianluca Manzini, con numero 5 Pietro Canti, con numero 6 Mattia Pupolo, con numero 8 Davide Visigalli, con numero 11 Gianluca Garibotto, con numero 14 Angel Peicino, con numero 15 Lorenzo Fazio, con numero 18 Jonas Bracci, con numero 20 Cristian Petani, con numero 88 Niccolò Stefanini, allenatori Andrea Padovane, Jacopo Lanza. Cus risponde con Matteo Bianco numero 4, numero 6 Nicola Vallefuoco, numero 9 Marco Rufour, numero 10 Davide Castanello, numero 11 presente in panchina, credo sia referto ma non giocherà, Marcello Mangione, numero 12 Angelo Bedini, numero 14 Davide Ferraro, numero 15 Stefano Vallefuoco, numero 16 Stefano Bilamur, numero 17 Nicolo Zavaglio, numero 18 Tommaso Pampuro, numero 20 Mattia Francone. Allenatori Giovanni Pansolini, Giorgio Taverna. Gli arbitri, intanto sono, c'è un minuto e mezzo, quindi abbiamo ancora il tempo a riguardare la coppia arbitrale, che è composta da Luca Rezzoagli di Rapallo e Luca Falletta di Genova. Al tavolo segnapunti Daniela Bonfigli di Follo, cronometrista Martina Russo di Follo, ma vedo che ci sono delle modifiche. E 24 secondi Mirella Sant'Angelo di Sarzana. C'è anche direi l'osservatore degli arbitri al tavolo. Siamo quasi pronti, mancano 45 secondi. Il tema in gara 3 era stato favorevole a Spezia soprattutto per quanto riguarda due cose: le percentuali del tiro dall'arco, 25% per Spezia, addirittura 2 su 21 per Cus,
mentre l'altro dato importante è stato quello dei rimbalzi, in particolare quelli offensivi. Il dato è, ve lo ritrovo, ma era stato notevolmente a favore degli spezzini, perché rimbalzi offensivi 17 per Spezia, solo 5 per il Cus, un totale di 25 di 43 a 33, e questo ha portato a moltissimi possessi in più per i bianconeri, per cui in effetti, oltre alla differenza delle 7 triple a segno a 2, che quindi fanno già 15 punti, ha avuto anche molte possibilità nel tiro da 2 Spezia, quindi si sono accumulate a formare questo 22 punti di scarto, che sono tanti, nei playoff però contano poco, perché basta anche un punto, come sapete tutti. E allora, gara 4, l'arbitro Rezzolagli porta il pallone verso il centrocampo, scendono in campo i quintetti per Spezia. Vedo Garibotto, Stefanini, Bracci, Piccolo e Pecino. Per Cus ci sono Stefano Vallefuoco, Zavaglio, Dufour, Pedini e Nicola Vallefuoco. Tutto pronto. Speriamo che sia una partita interessante, come sono state tutte e tre le precedenti, per diversi motivi, ma tutte e tre hanno dato abbastanza spettacolo e grande interesse. La palla 2 la vince anche questa volta, come gara 3 Cus. Allora Stefano Vallefuoco per Nicola, lo scambio, la palla sotto subito per Dufour, che attacca Bracci, arriva sotto al ferro e appoggia sopra al cesto canestro di Marco Dufour, 2-0 Cus. Attacca Pipolo subito centralmente, lo scarico nel traffico, non arriva Bracci, palla persa per i bianconeri. Si era molto lamentato coach Padovan per l'approccio dei suoi giocatori nei primi due quarti, vediamo se oggi sarà migliore sulla falsa riga di quanto visto nella seconda metà di gara. Zavaglio incrocia con Pedini davanti a sé, Stefanini, rimane Pedini con Pejcinov, cerca il dai e vai con Nicola Vallefuoco, ci mette un piede Pejcinov, quindi sarà rimessa a Cus con 14 secondi per settato il cronometro. La rimessa la effettua Dufour sotto il canestro bianco-nero, fuori per Nicola Vallefuoco, davanti a sé Pejcinov, ci sono vari blocchi ma esce Pedini a ricevere. Pedini attacca, tira in sospensione, però non va, rimbalzo di Stefanini e Spezia va in attacco sul 0-2 dopo che si è giocato un minuto. Jonas Bracci in punta, esce Pipolo a ricevere, la finta di Pipolo, bello, bel movimento, lascia sul posto la difesa, va ad appoggiare di sinistro, il pareggio, due pari. Attacca Zavaglio, scarica su Stefano Vallefuoco, arriva sino al centro area e anche Stefano Vallefuoco dalla stessa posizione di Dufour per il 4-2. Ritorna in attacco ora Spezia, 8-20 da giocare, primo quarto, finora equilibrato. Stefanini attacca, va a concludere con l'incrocio, rimane sotto il canestro, viene stoppato dal ferro, corre Pedini, arriva anche Zavaglio, si esce fuori da Dufour, Dufour davanti a sé, Pipolo cerca Zavaglio, non lo trova, corre Pejcinov, va per il tabellone, sbaglia però l'appoggio Pejcinov. E allora sulla ripartenza di Pedini c'è un fallo di Stefanini. L'ho intuito dal numero complicato, direi che è Stefanini. La rimessa per il Cus che attacca sul 4-2, Stefano Vallefuoco, Zavaglio, Pedini, il movimento di Dufour, non trova il canestro, sbaglia quando il più era fatto. Allora dall'altra parte Pipolo, Garibotto, l'angolo di Stefanini, sbaglia la tripla e Stefano Vallefuoco porta la palla nella metà campo all'attacco, aspetta i compagni, scambia con Dufour, davanti a sé Pipolo, rinuncia all'attacco, torna da Pedini,
Bedini attacca per Stefanini e va al ferro, e in questo caso Bedini trova bei punti e più 4 Cussi, 6-2. Garibotto arriva a centro area, poi scarica indietro per Pipolo, non ha forzato la conclusione. Pipolo esce altissimo, Bracci per il blocco. Pipolo poi scarica sul lato debole da Garibotto, la tripla non va, rimbalzo di Stefano Vallefuoco. Nicola Vallefuoco attacca centralmente, si apre la difesa, Nicola Vallefuoco va a segno per l'8-2 e ci crede Cus in questo inizio, più 6, inizio speculare direi più o meno rispetto a gara 3 in cui Spezia aveva preso sbrava. Bello il lob di Pejcinov, Bracci non conclude positivamente però, allora fortuna di Spezia che Marco Dufour non riesce a controllare il pallone che esce, rimessa per Pipolo. 6.36 da giocare, Pejcinov nell'angolo, gli rende un sacco di centimetri di Nicola Vallefuoco, Pejcinov da Pipolo che va a tirare dall'altro angolo, ancora un errore da 3 per Spezia che per ora ha un po' le polveri bagnate dall'arco. Zavaglio per Dufour, Dufour finge il tiro, poi rinuncia anche alla penetrazione, si torna da Zavaglio, Zavaglio sfrutta il blocco di Dufour, è rimasto però con Bracci, lo vorrebbe attaccare ma c'è traffico, si ferma in area, Zavaglio tira cadendo indietro, quasi segna, il rimbalzo comunque premia Dufour. Bedini, ancora Cussi in avanti, Bedini a centro area, forse qui c'era passi ma comunque sbaglia Bedini, il resto un po' incerto a centro area. Pipolo per Stefanini, si va da Garibotto, torna verso il centro, aspetta un movimento di Pejcinov che riceve, Pejcinov attacca Nicola Vallefuoco, poi scarica per Pipolo, Pipolo non ha il tempo per tirare, quasi gli riusciva il gioco di prima, trova invece Garibotto che apre le segnature da 3 in questa partita e accorcia sul 5-8, meno 3 Spezia. Stefano Vallefuoco per Zavaglio, Zavaglio attacca Garibotto dietro schiena, però non trova lo spazio perché c'era Pejcinov. Ora sul contropiede Pejcinov arriva dall'altra parte, gli impedisce di segnare in schiacciata Dufour. Ottima difesa di Dufour, si protesta per un fallo ma niente di fatto, perde palla Stefanini, ora la perde anche Bedini che sull'errore commette fallo. Rezzo Agli ne chiama la qualità di antisportivo. E allora non solo sono due tiri liberi per Mattia Pipolo, ma poi sarà ancora palla Spezia. Un'occasione per il Cus trasformata in un problema. Sbaglia comunque Pipolo il primo libero. Quindi per ora l'errore di Bedini ha avuto poche conseguenze. Segna il secondo. E torna sul meno 2 Spezia. Garibotto pronto per la rimessa per Pipolo, lo pressa Stefano Vallefuoco, lo fa lavorare, c'è il doppio blocco in punta, poi se ne vanno tutte e due, riceve Bracci, Bracci attacca ancora Dufour, stop a Bracci, Pipolo attacca, gancio sinistro, l'appoggio sottomano, non in gancio ma in sottomano, e Pipolo trascina Spezia all'8 pari. 5 punti di Pipolo e 3 di Garibotto negli 8 punti dei bianconeri. Stefano Vallefuoco si porta Pipolo sulle tacche, si gioca in 1 contro 1, incrocia, tenta il reverse, non va, rimbalzo di Stefanini che spinge poi a Pipolo, il lancio di Pipolo per Garibotto e richiedeva un attaccante molto più alto per ricevere. Rimessa per il Cus, mentre va sul tubo dei cambi Canti per Spezia. Stefano Vallefuoco va verso le tacche di Dufour, riceve, si gira, tira di prima intenzione. 2 punti ancora per Dufour, 4 per lui in questo inizio. Di nuovo Cus avanti di 2 punti, comunque partita molto equilibrata. Stefanini arriva in punta Bracci, consegna a Pejcinov, Pejcinov sfrutta l'indecisione,
prova la bomba Pejčinov. Pejčinov che nelle partite precedenti non ha segnato molto, a dire la verità, è chiaramente importante. Primi tre punti per lui. Dufour ora gioca due con Bedini, Bedini decide di andare da solo, Zavaglio si ferma, si alza e segna. E Kusa da quella zona ha già segnato 6 o 8 punti, adesso non ricordo con certezza, anche con i piccoli che vanno a penetrare in area. Ora lob di nuovo per Bracci, si chiudono in tre, la difesa del Kus aggressiva su Bracci. Bedini in transizione, segna Bedini. Pesante questa tripla di Bedini, più 4 di nuovo Kus. Kus ha risposto molto bene al pareggio Spezia, che non è riuscito a Spezia a rimettere il naso davanti. Bracci servito ancora con Dufour, gli tocca ancora la palla Dufour, adesso ci prova anche Nicola Vallefuoco a rubare la palla, ma commette fallo su Stefanini. Primo fallo ovviamente per Nicola Vallefuoco. Sono già passati 7 minuti e mezzo di questo primo quarto. Kus avanti di 4 punti. Rimessa per Spezia davanti alla propria panchina. Si lamenta un po', credo, per contatti precedenti il coach Padovan. No, la rimessa è effettuata poi sotto la tribuna, non sotto la panchina. Allora Garibotto per Canti, che nel frattempo è entrato al posto di Pipolo. E fallo è anche Visigalli, è entrato al posto di Bracci. È proprio Visigalli che commette fallo in attacco. Blocco irregolare secondo l'arbitro Renzo Agli. Non è d'accordo Padovan. Rimessa di Stefano Vallefuoco per Zavaglio. Kus può giocare sul più 4 come stazione d'attacco con due di sottezza. Zavaglio di nuovo brucia la difesa, stavolta però quasi perde palla, la perde sul passaggio il Kus perché sfugge dalle mani di Dufour la palla, e quindi sarà rimessa dal fondo per Pejčinov. Effetto su Canti, Stefano Vallefuoco l'ha preso in consegna, ralletta Canti e aspetta il momento dei compagni. Esce Pejčinov a ricevere, sempre braccato da Nicola Vallefuoco. Garibotto si va da Visigalli, cerca il tiro, non lo trova. Stefanini scarica per Garibotto, tira sulla sirena, sbaglia, non c'è tocco del ferro. 24 secondi, palla persa per Spezia. Primo quarto per ora favorevole ai biancorossi, che ora sbagliano con Nicola Vallefuoco. Accesso di tranquillità, arriva Garibotto e segna, accorciando questo errore di Vallefuoco, è costato caro perché Kus aveva l'azione per andare a più 6, più 7 eventualmente, e invece si ritrova nuovamente soltanto avanti di 2 punti. Siamo al primo time out chiamato da coach Pansolin, chiaramente manca 1 minuto e 37 in questa prima frazione. Vi posso dire che per Spezia hanno segnato 5 punti sia Visigalli sia Garibotto, con i 2 punti appena messi in segno in questa azione che ha portato al time out, mentre per Kus c'è Dufour con 6 punti, Bedini con 5, poi non vi ho nominato quelli che hanno meno punti, entrambe le squadre. Completato il time out, sarà rimessa Kus sotto il proprio canestro per aver subito il layup di Garibotto. C'è pressing dei bianconeri, Pejčinov davanti a Nicola Vallefuoco. Stavolta il passaggio per Stefano Vallefuoco è completato, commette fallo Canti, secondo l'arbitro Falletta, su Stefano Vallefuoco. Primo fallo anche per Pietro Canti. Ancora rimessa Kus davanti alla panchina spezzina,
Nicola Vallefuoco, c'è il blocco di Dufour, Nicola Vallefuoco lo usa, però si fa stappare da Pejcinov, riprende però la palla Bedini, sbaglia, allora Pejcinov corre dall'altra parte, lo disturba Stefano Vallefuoco, arriva Canti, scarica indietro per Visigalli, la tripla di Visigalli, vale il sorpasso Spezia, è uscita benissimo dal time out e si trova in vantaggio sul 16-15, ora palla sotto per Dufour che attacca Visigalli, è corto il gancio di Dufour. Spezia con 52 secondi sul cronometro, porta la palla avanti, Canti, Spezia può allungare leggermente dopo essere stata dietro tutta la frazione. Garibotto ancora da 3, e i bianconeri vanno sul più 4, anche qui massimo, quel massimo vantaggio spezzino perché è andata in vantaggio poco fa, mancano 20 secondi ma Kuss non può andare fino alla fine, ne mancano 7 per concludere l'azione. Bedini finge il tiro, poi scarica Nicola Vallefuoco, se lo prende lui, il rimbalzo di Canti, mancano 8 secondi, Canti riesce a dare a Garibotto, Garibotto attacca al centro, conclude in gancio, non segna, però Spezia chiude primo quarto avanti 19-15 dopo una frazione come dicevo poco fa in cui il Kuss era rimasto a lungo avanti di 4, avevo avuto anche la possibilità di allungare ulteriormente. Allora il bilancio dei punti del primo quarto chiaramente ora vede Garibotto per Spezia con 8 punti, 5 di Pipolo, 3 per Visigalli e 3 per Pejcinov, e sono già 4 le triple a segno per Spezia, addirittura sopra la media rispetto a gara 3 in cui aveva tirato col 25% segnandone 7, ne già 4 in una frazione, per cui c'è una sola tripla segnata da Angelo Bedini che ha 5 punti, 6 punti come vi dicevo prima per Dufour, 2 per Nicola e Stefano Vallefuoco, 2 testa, totale 15, non ne ho perso neanche uno. Allora già pronto l'arbitro Renzo Agli, tornano in campo i giocatori, mancano ancora però 45 secondi, si attende che scada il countdown dei 2 minuti. Vediamo se saranno dei cambi, direi che Spezia mi sembra intenzionata a rientrare con i 5 che hanno chiuso la prima frazione, invece potrebbe esserci qualche cambio per Kuss, infatti c'è Tommaso Pampura in campo, vediamo il posto di chi, direi di Stefano Vallefuoco perché ci sono anche Bedini, Dufour, Vaglio e Nicola Vallefuoco. La rimessa spetta a Spezia, la effettuerà Pejcinov, suona la sirena, siamo pronti. Bulgaro aspetta la palla dall'arbitro Renzo Agli, rimessa effettuata per Canti, davanti a sé Pampuro, arriva sul blocco di Stefanini, liberato Visigalli, non segna Visigalli, piedi per terra. Nicola Vallefuoco recupera la palla, Zavaglio corre, Zavaglio brucia i tempi e va a segnare in un'azione simile a quanto abbiamo visto in gara 3 in cui proprio con Zavaglio qui si aveva spesso anticipato i tempi e completato le azioni nei primi 10 secondi. Ora ha liberato Stefanini dall'arco e anche Niccolò Stefanini segna la sua tripla oggi e sono già 5 per Spezia con queste percentuali dall'arco, chiaramente il più 5 è più che giustificato, 22-17 per i bianconeri. Riceve Dufour, ci prova Dufour e anche Dufour però si iscrive al club dei triplisti e accorcia almeno 2 per la sua squadra.
Garibotto, Pejčinov nell'angolo, si prende il tiro da tre, ancora e ancora Zavaglio ad attaccare subito, Garibotto lo ferma, scarico, risponde da tre Dufour, no, è corta la tripla stavolta di Dufour, resta più 5 Spezia e sarà rimessa di Garibotto sotto a proprio canestro. Fallo ora di Pampuro su Canti a centrocampo. Pochi falli commessi nelle prime frazioni, sono 5 in tutto tra le due squadre, ora questo è il sesto. Canti, ci mette Garibotto, porta palla sempre su Pampuro, passa sopra il blocco di Bisigalli, è uscito Pejčinov a ricevere, è entrato anche Cassanello al posto di Nicola Vallefuoco, riceve il dai vai Pejčinov ma non segna da 10 centimetri, Zavaglio per Pampuro, segna Pampuro, l'appoggio di sinistro del 99 Cussino, riporta a meno 3 i suoi, Canti attacca e scarica, Garibotto stavolta sbaglia la tripla, però rimbalzo di Bisigalli in mezzo a un sacco di difensori, non c'è fallo dice l'arbitro, corre Custa dall'altra parte, Zavaglio per Bedini, la tripla a piede per terra, errore di Bedini, difende la palla Stefanini, sarà rimessa per Spezia, però si gioca davvero ribattendo colpo su colpo. Cus resta a meno 3, esce Garibotto ed entra Manzini, mentre per Cus esce Zavaglio e ritorna in campo Stefano Vallefuoco. La rimessa l'effettuerà proprio Manzini appena entrato qui sotto le tribune per Canti, pressato da Stefano Vallefuoco, gli impedisce di passare tranquillamente la metà campo, ma ora l'azione d'attacco di Spezia, ancora 12 secondi, Gari non si riprende neanche tutti, Pejčinov spara la tripla lunga stavolta, chiama lo schema Stefano Vallefuoco con il Cus che attacca sul meno 3, 25-22, Dufour liberato dal gioco a due con Bedini, diventa meno 1 ora. Spezia ritorna in attacco, quasi ruba palla Stefano Vallefuoco, movimento corretto dal basso verso l'alto, che... ecco liberato ora Pejčinov, ancora sbaglia, cerca di correggere, ce ne vogliono due ricorrezioni, ma alla fine anche il Pejčinov segna il suo ottavo punto, riporta Spezia ancora su P3, spinge Stefano Vallefuoco, Dufour ha lasciato dietro Bisigalli, è rimasto accoppiato con Manzini, lo attacca, lo porta sotto canestro, riesce a concludere, il tiro però è corto, Manzini tiene la palla in campo ma la recuperano i Cussini, liberato Cassanello nell'angolo destro, sbagliata la tripla, disturbato il rimbalzo di Pejčinov, ma recupera Bisigalli che poi serve Pejčinov, il bulgaro va a canestro, per il canestro e fallo, ha resistito al contatto e il fallo direi che è di vediamo, potrebbe essere di Cassanello o di Dufour, non ho capito se era un 9 o un 10, credo di Cassanello, ma va ancora per allungare Pejčinov in lunetta, primo viaggio per lui, in lunetta sbaglia, rimbalzo e Cussino, Dufour palleggia, arriva Nicola, Stefano Vallefuoco attacca centralmente da Cassanello, Cassanello aspetta un compagno, è arrivato Dufour, è lontano dal canestro, ha davanti a sé Bracci, ora riesce esitando ad attaccarlo, scarica ancora per Cassanello, corta la tripla, rimbalzo di Bracci, corre Pejčinov, arriva a centrare, scarica ma commette sfondamento nello scaricare su Manzini, bravo Cassanello a prendere posizione e a far commettere fallo al bulgaro che
aveva visto libero il compagno nell'angolo e evidentemente non ha avuto il tempo di valutare l'impossibilità di fermarsi. Niente di fatto per Spezia, che comunque è sempre avanti di 5. C'è cambio, rientra Pipolo, esce Canti, 99, Pipolo 91. Non è il suo numero ovviamente, è l'anno di nascita. Castanello ha rimesso per Stefano Vallefuoco, che ora è marcato da Pipolo, di nuovo il consigliato con Castanello, è uscito Bedini a ricevere il blocco di Castanello, lo lascia accoppiato Pejcinov, alla fine mio tuo Bedini bassino al canestro ma non segna. Pejcinov cerca Stefanini che non riesce a recuperare il pallone, non arriva neanche a bracci perché lo recupera Dufour, palla per Pampuro, Stefano Vallefuoco, ci sono due cambi per il Cus pronti, Stefano Vallefuoco arriva sulle tacche, Pampuro consegna a Bedini, Bedini torna indietro, poi si alza dalla linea da tre, sbaglia e rimbalzo di Visigalli. Pipolo, Pipolo marcato da Stefano Vallefuoco, il blocco di Bracci, si stappa sopra Stefano Vallefuoco ma resta con Pipolo. Palla in mezzo per Bracci, lo scarico per Manzini, la tripla di Manzini e anche Manzini. E sono già 7. Per Spezia, le bombe a segno, Pampuro gira tutti, poi al momento di concludere perde il controllo della palla. Più 8 ora per Spezia dopo la tripla di Manzini, 32-24. Si alza Stefano Vallefuoco, sbaglia, passa Anello, brucia tutti, prende il rimbalzo, è stato reattivo Castanello, molto positiva questa azione dell'under Cussino, bruciata la difesa che si aspettava di prendere un rimbalzo facile. Stefano Vallefuoco commette fallo, il primo fallo suo. C'è il doppio cambio del bus, entrano Ferraro e Zavaglio, escono Bedini e Castanello. Sarà rimessa per Spezia, 3.55 da giocare prima dell'intervallo lungo. Garibotto per Pipolo, il blocco di Bracci non lo usa Pipolo, va per tirare, il rimbalzo lo prende Bracci però poi gli sfugge la palla, non era facile controllarlo. Niente di fatto questa volta per i padroni di casa, torna in campo Nicola Vallefuoco, esce Pampuro, la rimessa di Stefano Vallefuoco per Zavaglio, c'è un po' di pressing accennato da Spezia, corre Zavaglio, brucia tutti, arriva fin da Bracci, Ferraro va a tirare, non c'è fallo, non segna e quindi Spezia ancora sul più 8, la possibilità di allungare addirittura arrivare in doppia cifra di vantaggio. Stefanini va nella destra da Manzini, Manzini attacca centro area ed è il più 10 con l'arresto e tiro di Manzini, 5 punti per lui, il più 8 e il più 10. Zavaglio, Dufour, blocco di Dufour, rimane Zavaglio con Stefanini, lo attacca poi si alza da 4 metri, non segna, rimbalzo di Bracci, Pipolo, Garibotto, arrivato già Stefanini in area, attacca il ferro, non segna ma deve commettere fallo Zavaglio. Primo fallo anche di Nicolo Zavaglio, però c'è ora il bonus per il Cus perché è il quarto fallo in questa frazione e soprattutto Stefanini va in netta per allungare ulteriormente per la sua squadra che è già avanti di 10. Cerca date di 8, 34-26 il punteggio, mi ero perso. Stefanini ha sbagliato il primo, sbaglia anche il secondo che gira sul ferro, corre Zavaglio, si ferma, aspetta Dufour, bello il lob Dufour, difficilissimo questo, raccogliendo la palla al volo da dietro ha concluso segnando, bravo Marco Dufour,
attacca Spezia, si ferma Zavaglio, non commette fallo, si va da Bracci, liberato ancora Mancini dall'arco, non va stavolta, rimbalzo di Dufour. 34-28 per Spezia, ma Kuss attacca, 2-16 ancora in questo quarto, bravo Dufour, finge di andare a sinistra, bocca Bracci, lo batte Marco Dufour, va a appoggiare malgrado il recupero di Bracci e torna sotto Kuss, meno 4, 34 Spezia, 30 Kuss, 2-12 da giocare. Kuss che ha trovato soprattutto in Dufour, come in tutto il campionato indubbiamente, un terminale eccezionale, sono 15 punti per Marco Dufour, già 6 nella prima frizione, già 9 in questa. Kuss che ancora dall'arco ha segnato solo 2 triple contro le già 7 dei padroni di casa, e quindi già restare a contatto significa che sta lavorando molto bene con conclusioni dalla corta distanza, e molto spesso riesce ad andare ad appoggiare a canestro, come in questo caso con Dufour, trovando conclusioni a centro area nel primo quarto, lavorando spesso con i piccoli sotto canestro, perché è una condizione che evidentemente il coach Pansolino Staberna pensano di poter avere meno svantaggio di centimetri. Sì, va dalle tacche di Pecino, intanto dopo la rimessa Pecino scarica su Bracci, un po' stupito che non ci sia il fallo, ma Bracci ha tirato, ha sbagliato, rimbalzo di Dufour, Kuss va per accorciare ulteriormente mentre si alza Visigalli, sbaglia la tripla da lunga distanza di Dufour, ancora 1-41 in questo quarto. Spezia attacca sul più 4, Garibotto, Pecino è uscito, ora brucia il difensore, si alza dal gomito, 2 punti ancora per Pecino, per lui sono 10. Ora c'è un tecnico a Pecino che evidentemente era rimasto ancora innervosito dalle azioni precedenti, tornando probabilmente ha detto qualcosa che non va, e c'è un tiro libero per il Kuss sul meno 6 che tira Marco Dufour, la palla era già del Kuss, non cambia niente, ma non cambia proprio niente perché Dufour il suo libero lo sbaglia. Allora qua la Valle Fuoco rimetterà con 1-23 da giocare. Zavaglio attacca Garibotto, si ferma sulle tacche, scarica per Stefano Vallefuoco, si va da Bedini, Bedini è rimasto con Pejcinov, ora Dufour si giocherà penso l'uno contro uno con Visigalli, riesce a concludere ma è lunga la conclusione di Dufour, allora può ripartire Spezia. Manzini palleggia, consegna a Pipolo, lontano dal canestro, blocco alto di Visigalli, Pipolo si alza sfruttando il blocco, è arrivato sulle tacche e ha segnato, segnato molto nel primo quarto Pipolo, questo è il primo canestro della seconda frazione, dritto per dritto Zavaglio fino in faccia a Manzini che secondo l'arbitro Falletta commette fallo, e quindi non c'è bonus, immagino che non sia considerata azione di tiro. Il cambio per Spezia, ritorna al campo Stefanini, esce Manzini, infatti è rimessa per Marco Dufour, qua la Valle Fuoco rimane in mezzo a due, scarica per Dufour, Dufour attacca, bel movimento sotto mano, altri 2 punti di Dufour, tiene sul Kuss sul meno 6. Fallo ora di Nicola Vallefuoco sull'uscita di Pejcinov, probabilmente ha usato mezzi illeciti per impedire a Angel Pejcinov di uscire a ricevere. Il bonus del Kuss c'è e quindi
Pecinov va in lunetta per due tiri. C'è un cambio pronto, c'è Petani, intanto segna Pecinov, primo libero, nuovo più 7, non è mai stato più 7 Spezia, veramente porta a più 7 i suoi, può andare a più 8 anche Spezia con questo secondo libero. E così è, e il cambio è proprio per anche il Pecinov, però c'è anche time out, adesso vedremo se il cambio sarà confermato. Era entrato Petani per Pecinov. Allora mancano 22 secondi, quindi la chiamata del time out serve evidentemente per organizzare per il Cus l'ultima azione sul meno 8, cercare di arrivare verso la sirena e concludere, magari accorciare il divario dai padroni di casa, che sono riusciti in questa seconda frazione a mettere più che il naso davanti, sono arrivati davanti anche i 10 punti. Cus tenuto in linea di galleggiamento sicuramente da Dufour, che non è stato perfetto, ma ha sicuramente segnato in questo quarto più dei suoi compagni da solo. 11 punti contro 6 dei 17 segnati dal Cus, e che portano il punteggio sul 40-32 per Spezia. Allora si ripartirà dalla rimessa sotto al canestro Cussino, c'è pressing bianco-nero, non ci sono altri cambi, c'è effettivamente in campo Petani, entrato al posto di Pecino, come dicevamo. Dufour, esce Stefano Vallefuoco, riceve Zavaglio, mancano ora 8 secondi, Zavaglio attacca al centro area, non tira, non riesce a staccare la palla dalle mani perché arrivano in due su di due, il fallo è assegnato a Garibotto, comunque il primo fallo di Garibotto, quando mancano 5 secondi sul cronometro, quindi tra in netta Zavaglio dopo quest'altro time out, a questo punto direi chiamato da coach Padovan, andrà in netta Zavaglio, ma Spezia avrà la possibilità di effettuare la rimessa e cercare di segnare a sua volta. Vediamo cosa architetterà coach Padovan, chiaramente Cus già mi immagino il pressing e lo fanno veramente durante la partita anche al primo minuto a volte, quindi sicuramente su questa rimessa, anche sempre che ci sia rimessa, si segna Zavaglio, organizzerà chiaramente la massima pressione per cercare di recuperare qualcosa in questa prima metà, perché il meno 8 ovviamente nulla di definitivo, ma già dà molta fiducia, immagino, ai bianconeri. Nicolo Zavaglio in lunetta per spostare dal 32 il punteggio dei genovesi, ci riesce segnando intanto il primo, vediamo, segna anche il secondo. Allora Visigalli effettua la rimessa per Pippolo, corre, lo insegue Stefano Vallefuoco, Pippolo riesce ad arrivare fino al canestro, ma conclude un po' violentemente, niente di fatto, è andata meglio il Cus in questa ultima azione, più 6 per Spezia, 40-34 il punteggio dopo due quarti, tutto aperto, 2-1 Cus, più 6 gara 4 Spezia, si va negli spogliatoi per recuperare energie, capire che cosa c'è da correggere nella seconda metà di gara. In questo momento è stata sicuramente più precisa dall'arco Spezia, continuando quello che si è visto in gara 3, tenuto davvero in piedi da Marco Dufour,
che con 17 punti è sicuramente il miglior marcatore di tutta la partita. Il meno 6 dà ancora la possibilità al Plus di recuperare nella seconda parte di gara. Io mi prendo qualche istante di pausa. Come sapete, lascio aperto il collegamento, se volete lasciarlo anche voi o ricollegarvi dopo, vi lascio la possibilità di farlo tranquillamente. Io sarò qui alla ripresa. A più tardi.
eccoci. Mancano due minuti all'inizio del terzo quarto, quindi possiamo dare un attimo di riassunto di quanto è successo nella prima parte. Primo quarto 19-15 Spezia, secondo quarto 40-34 sempre Spezia, con in mezzo Kuss che era stato avanti nella prima frazione. E invece ha perso altri due punti anche nella seconda, recuperandone comunque due proprio nel finale, se no era sul meno 8. Punti segnati per Spezia: 14 Pejcinov, 7 Pipolo, scusate, 8 Garibotto, 7 Pipolo, 5 Manzini, 3 a testa Stefanini e Visigaldi. Per Kuss 17 di Marco Dufour, 5 di Bedini, 4 di Zavaglio, 2 a testa per Nicola Vallefuoco, Cassanello, Stefano Vallefuoco e Tommaso Fampura. Per il 40-34 con il quale iniziamo questo terzo quarto, 20 minuti che decideranno questa gara 4. Chiaramente li affronta un pochino meglio Spezia, avanti di 6, ma 20 minuti sono tantissimi. E tra 20 secondi ci sarà la rimessa che stavolta spetta al Kuss per ricominciare il gioco. In campo i due Vallefoglio, Bedini, Fuor e Zavaglio per Kuss, Pejcinov, Pipolo, Garibotto, Bracci, Stefanini per Spezia. E allora tutto è pronto. Renzo Agli consegna a Nicola Vallefuoco il lob per Stefano Vallefuoco. È iniziato il terzo quarto, riesce a ricevere Zavaglio, consegna a Bedini, marcato da Stefanini, blocco, pasticciano un po' Nicola Vallefuoco e Dufour. Alla fine Dufour può attaccare Bracci, va sino in fondo ma sbaglia sulla pressione di Bracci. Rimbalzo di Stefanini, può andare dall'altra parte Spezia, si ferma Pipolo, servito poi Bracci sulle tacche, con Zavaglio lo attacca ma non conclude, va poi in reverse quando si rende conto che ha i centimetri per segnare. Due punti primi della partita per Jonas Bracci. Più 8 Spezia, consegnato per Bedini, un po' confusa l'azione. Bedini arriva a centro area, si ferma, ruota se stesso, da indietro a Zavaglio, Zavaglio stira da 3 in faccia a Garibotto ma sbaglia. Stefanini, Pipolo, Pilotto, Spezia, esce Stefanini, gira intorno, arriva fin da Dufour, alza la palla e trova il canestro, di nuovo più 10. Quinto punto di Niccolò Stefanini. 44-34 Spezia, che è partito meglio dai blocchi in questa terza frazione. Era il taglio di Niccolò Vallefuoco ma non l'ha visto Bedini, era il blocco di Dufour, si porta via il suo avversario, si alza Bedini, scheggia il ferro. Momento favorevole a Spezia, soprattutto se questa azione anche andrà a segno, potrebbe essere il massimo vantaggio per i bianconeri. Ora Pipolo palleggiato a lungo, Garibotto ancora sulle tacche, stavolta con Bracci, c'è Dufour, pallo di Dufour che sembrava aver rubato palla ma secondo l'arbitro Renzo Agli ha toccato anche la mano di Jonas Bracci. Vediamo fallo di Dufour, mi sono perso l'occasione di capire se aveva fatto fallo prima. Ok, Bracci segna il primo libero. Più 11, massimo vantaggio Spezia. Sbaglia il secondo. Corre Zavaglio. Corre, attacca Garibotto, poi scarica su Nicola Vallefuoco che non si aspettava passaggio alto, non lo tiene. Alla fine sull'attacco di Pipolo c'è il fallo di Stefano Vallefuoco.
nel tentativo di recuperare la palla, commette fallo il numero 15 del Cus sul meno 11 per i suoi. Sarà rimessa, comunque ha impedito un canestro in transizione. Bracci in punta, esce Pippolo, ma Bracci può attaccare, quasi gli scappa la palla, si va da Stefanini, la tripla sbagliata stavolta, il numero 88 attacca Zabaglio, si ferma, vede il rimorchio di Nicola Vallefuoco. Bel movimento di Vallefuoco, e si ricorda che poteva ancora palleggiare, esita e fa saltare il difensore, deposita il meno 9, quarto punto per lui. Bracci, esce Pecino, va a ricevere, si prende ancora una tripla Pecino, ma stavolta è corta. Dufour vede Nicola Vallefuoco, e Nicola Vallefuoco non lo tradisce, segna altri due punti, e numero 6 bianco rosso per il meno 7. C'è sempre il Cus, ha recuperato la partenza bruciante di Spezia dal movimento di Pecino, che da Stefanini, Stefanini gli toglie, come si dice in gergo, la sedia a Bedini. Stefanini cade, per fortuna non perde palla. Sarà rimessa per Spezia, si asciuga il parquet sotto il canestro Cussino, pitturato. Rimessa l'effettura Garibotto, cioè tre compagni in linea sulle tacche. Si libera per Pippolo, riceve, mancano 3 secondi, ora tira Pippolo da 2, non segna, rimbalzo è strappato da Zabaglio a Bracci, allora corre ancora Zabaglio, che ha questa funzione principale di accelerare nei primi secondi dell'azione, direi. Stefano Vallefuoco per Bedini, giro dorsale, trova la linea di fondo, Nicola Vallefuoco sulla pressione di Pecino, ma sbaglia il tiro, rimbalzo di Stefanini, corre Pippolo, oh, il contatto duro con Stefano Vallefuoco, cadono entrambi e fallo di Vallefuoco, terzo fallo. Garibotto ha rimesso per Pippolo sul blocco di Bracci, passa sopra ugualmente Stefano Vallefuoco, Pecinov, cade Nicola Vallefuoco, scarico dal lato debole per Garibotto, che sull'attacco di Zabaglio evidentemente ha mosso il perno, infrazione di passi per lui. Zabaglio porta palla sul meno 7 per il Cus, ancora accelera Zabaglio, arriva fin sotto il canestro, non trova il tempo per tirare, però si libera nel mezzo angolo Nicola Vallefuoco, trova in mezzo all'area Bedini, malgrado i contatti segna Bedini appoggiando il meno 5, ci crede ancora Cus, attacca ora centro area Garibotto, scarica per Bracci, Bracci corto il gancio, prende il suo rimbalzo, sbaglia ancora, prende il rimbalzo Garibotto, gli aggancia la palla Zabaglio, è una palla 2 che dà però ancora il possesso a Spezia. Chiedeva l'infrazione di passi Zabaglio sulla palla contesa, rimessa per Pecinov, sempre con lui Nicola Vallefuoco, stavolta gli strappa il pallone dalle mani, ma poi glielo dà, glielo passa, Pecinov tira, sbaglia la tripla, poi c'è fallo di Zabaglio sul rimbalzo di Pecinov, e quindi va in bonus Cus dopo appena metà frazione, 5-10 ancora da giocare in questo terzo quarto. Si asciuga anche il pallone, adesso era stato bravo Nicola Vallefuoco a togliere le mani, la palla dalle mani di Pecino, ma poi di fatto gliel'ha ripassata. Ora c'è un tentativo di tenere posizione tra Garibotto e Zabaglio,
in realtà con ancora la palla lungi dall'essere giocata. Lotta di posizione. Pipolo per Garibotto che riceve. Torna indietro. Vicino in punta. Va a destra da Pipolo. Arriva Bracci per il blocco. Arriva la palla a Bracci ma è fuori area. Si va da Garibotto. Tira da due Garibotto. Segna. Segna Garibotto. Era un po' che non segnava Spezia. Ora torna a muovere il tabellino. 47-40 per i bianconeri con 4-43 da giocare in questo terzo quarto. Bedini, Bedini attacca frontalmente però gli sfugge la palla, non tira, lo scarico per Dufour lasciato libero, la tripla non va, rimbalzo che arriva in mano a Pejcinov e allora Spezia può attaccare. Meno 7, sì, più 7 scusate. Garibotto, è riuscito Pecino a ricevere sulle tacche per Stefanini, in uno contro uno con Bedini a raddoppio di Dufour, arriva Bracci, quasi commette infrazione, poi tira corto, il rimbalzo di Dufour. Zavaglio, corre Zavaglio, va verso il ferro, attacca Garibotto e trova altri due punti, malgrado la posizione di corpo di Garibotto. Pipolo inseguito da Stefano Vallefuoco. Meno 5 a Cus ancora. Bracci libero in punta. Prova Pipolo. Pipolo si ferma in netta da Stefanini. Finge il tiro. Gli tocca la palla a Zavaglio. Gliela ruba. Si lamenta Stefanini. Non c'è fallo secondo l'arbitro. Corre ancora Zavaglio. Stavolta il fallo è fischiato a Garibotto. Secondo fallo di Gianluca Garibotto. Cambi, rientra in campo Tommaso Pampuro per Stefano Vallefuoco. È uscito Bracci, di nuovo in campo Visigalli che ha giocato pochi minuti sinora. Pampuro, la rimessa per Dufour. Dufour in uno contro uno con Garibotto, va al ferro, poi scarica, alla fine viene liberato Nicola Vallefuoco per la tripla del numero 6 Cussino. Settimo punto di Vallefuoco in questo quarto. Meno 2 Cus, attenzione, partita apertissima. Visigalli, Pipolo, ci crede Cus, applaude la panchina perché tornare dal meno 11 al meno 1. Ma Garibotto risponde dall'angolo, altri 3 punti per lui, più 5 Cus. Spezia contatti sulle tacche, attacca centroarea Bedini, trova il buco e trova anche un fallo antisportivo di Visigalli, antisportivo, canestro di Bedini, fallo, secondo fallo di Visigalli, antisportivo, quindi sarà ancora palla in mano per il Cus dopo tiro libero per l'end-one consegnato ora ad Angelo Bedini che non sbaglia, riporta i suoi a meno 2. Triplo di Garibotto pareggiata dal gioco da 3 punti di Angelo Bedini, la rimessa di Pampuro per Zavaglio, Cus ha la possibilità di pareggiare o addirittura di passare avanti. Zavaglio aspetta il movimento, Bedini riceve, attacca Stefanini, si alza lungo, poi può solo disturbare il rimbalzo di palla Vallefuoco perché c'era Visigalli che lo coprì. Perde palla Cus, Stefano Gianluca Garibotto a sinistra per l'attacco spezzino sul più 2. Visigalli si ferma, consegna a Pecino, è uscito Pipolo. Nuova palla da Pecino, ha trovato Visigalli sulle tacche, tira andando un po' indietro, non segna, corre Zavaglio sul rimbalzo, attacca, scarica indietro a Nicola Vallefuoco, Dufour, attacca Visigalli, liberato sotto il ferro Pampuro che sbaglia ma poi riprende il rimbalzo e segna il pareggio dal Cus.
era una palla pesantissima, capitata in mano all'under, ha sbagliato il primo tiro, non ha sbagliato il secondo, che era più di Pucci. Sulla pressione di Visigalli, attacca ora Spezia, 50 pari, gira dorsalmente Stefanini, gli ha lasciato la linea di fondo Nicola Vallefuoco, l'ha capito Stefanini, si è portato a casa il fallo di Nicola Vallefuoco, che vale un viaggio in lunetta con 1.37 da giocare in questa terza frazione in cui Cusa ha mangiato il vantaggio di 11 che aveva costruito Spezia. Sbaglia il primo libero Stefanini, resta in parità il punteggio, seconda possibilità, anche lungo anche il secondo, e allora Cus corre di nuovo con Zabaglio dall'altra parte, liberato Bedini, Bedini finta di tirare, va sino al ferro, sorpasso Cus, sorpasso Cus firmato da Bedini, 52-50. Pecino nell'angolo, attacca ora in uno contro uno, poi scarica per Visigalli, Visigalli non tira, allora si va da Pipolo, altra finta, non tira, Garibotto attacca, fallo su Garibotto di Zabaglio, sulla partenza di Garibotto, il terzo fallo di Nicolò Zabaglio, resta in campo, cambio per Spezia, esce Pipolo, rientra Canti, Garibotto in lunetta per il bonus, chiaramente ha la possibilità di pareggiare per i suoi, segna il primo, 51 Spezia, 52 plus, altra possibilità, Garibotto secondo libero, segna anche il secondo e siamo 52 pari, queste due squadre stanno dando vita a una gara 4 punto a punto ora. Zabaglio per Bedini, Dufour blocca poi rolla ma non riceve, riceve ora da Nicola Vallefuoco, passaggi per Bedini, Bedini fa saltare Garibotto, porta la tripla, rimbalzo Spezzino, non commette fallo Pampuro, corre Garibotto, ritorna Zabaglio, commette fallo Zabaglio, è il quarto di Zabaglio credo, se non ho sbagliato i conti, con 33 secondi e 6 da giocare, quarto fallo di Nicolò Zabaglio direi, sì, no, terzo, bene, perfetto, come al solito c'è qualcosa che non va nella mia tabellina, Garibotto in lunetta, sbaglia stavolta Gianluca Garibotto, primo tentativo, il cronometro fermo, può tentare una seconda volta, è entrato intanto Cassanello per il corso, è uscito Marco Dufour, segnato Garibotto, Spezia torna avanti di uno, Zabaglio trovato Dufour che attacca Visigalli, conclude corto di sinistro, rimbalzo proprio di Visigalli, Canti guarda il cronometro, ci sono ancora 14 secondi, Spezia può andare sino alla sirena, attacca Canti su Pampuro, sbaglia Bedini, ancora 4 secondi per concludere, attacca, si alza da 3, tira, non trova il fallo neanche, non va, finisce così, 53-52 il terzo quarto, e abbiamo una partita che si preannuncia anche nella quarta frazione abbastanza interessante, se volete restare ad ascoltare ve la racconterò, quarto vinto da Cus, perché dal meno 6 è tornato meno 1, 18-13 per il Cus in questa frazione in cui a segnare sono stati soprattutto Bedini e Vallefuoco, 7 punti di Vallefuoco e 7 di Bedini, mentre per Spezia ha tenuto alto
lo score Garibotto con 8 punti, e si aggiungono gli 8 che già aveva per i 16 complessivi. Bedini anche sale oltre la doppia cifra a 4-12. Per Spezia hanno segnato anche 3 punti Bracci, 2 punti Nicolo Stefanini, Percus appunto 7-7 Nicolò Valfuoco e Angelo Bedini, e poi ci sono 2 punti di Zavaglio e 2 di Pampuro. Mancano 42 secondi all'inizio dell'ultima frazione, squadre sono alle panchine ancora, che dire, un punto divide le due squadre. Chiaramente il Fus in questo momento è a 2 punti dal titolo regionale, Spezia è a 0 punti dal pareggio nella serie. Vedremo se anche il finale della quarta frazione sarà così tirato. Sarebbe davvero un bel finale di questa gara 4. Fus direi che sta sopperendo con l'energia, la voglia alle problematiche delle assenze. Chiaramente deve ora tenere d'occhio un po' la situazione falli. Attacca Fus in questa prima parte della frazione. Pressione notevole di Spezia, Canti poi esagera, sale sulla schiena di Nicola Vallefuoco, commette fallo, è il suo secondo. La rimessa lo effettua Pampuro per il Fus. Sono Pampuro, Cassanello, Nicola Vallefuoco che riceve, Furbedini per Fus. Per Spezia è rimasto il quintetto, intanto tira Nicola Vallefuoco, prende un ottimo rimbalzo Cassanello, riesce a tenere la palla consegnandola a Bedini, ha fatto un'impresa atletica Cassanello, attacca Bedini e poi viene fischiata niente, la palla è uscita. Ha dato punti, ok, allora non me ne ero accorto, considerata stoppata irregolare di Pecinov, 2 punti per Angelo Bedini su questo attacco che valgono il sorpasso del Fus. Garibotto rimette per Canti, 54 Fus, 53 Spezia. Sarà da rivedere al VAR questa decisione. Canti, è uscito Stefanini a ricevere la pressione di Bedini, ma Stefanini arriva in area, trova il raddoppio di Pampuro, falloso. A fargli da spendere Pampuro. Molti minuti in campo per il 99 del Fus, con 4 punti anche a tabellino. Lo tiene in campo Pansolini, mentre è fuori Zavaglio in questo momento. Attacca Canti a centro area, riesce a far uscire la palla tra Bedini e Cassanello, segna sul fallo di Pampuro, tra Pampuro e Cassanello, segna e non segna però Lenduan. La palla lo beffa, resta sul ferro, poi cade dall'altra parte. Allora Spezia avanti di uno, ma Fus in attacco. Bedini, la via Dufour, non c'è il passaggio. Adesso c'è, rimane Dufour con Peicino. Lo punta, tira dalla lunga distanza, l'errore, il rimbalzo. Lo prende Nicola Vallefuoco che poi gira intorno a Bracci, ma pesta la linea. Si lamenta Vallefuoco, si lamenta perché chiedeva il blocco in movimento di Bracci, non è d'accordo Rezzoagli. Esce Pampuro, rientra Stefano Vallefuoco, più uno Spezia, palla in mano, 8:36 da giocare in questa penso emozionante quarta frazione. Spero
anche per voi che non siete qua. Garibotto sulle tacche, Bracci si porta Cassanello sotto canestro, poi scarica per Garibotto, la tripla di Garibotto è lunga, va al rimbalzo lungo di Bracci, ancora Garibotto, attacca, arriva a centrare, a fallo, fallo di Nicola Vallefuoco prima della conclusione di Garibotto. Nicola Vallefuoco è al quarto, è il quarto, sì, questo non l'ho sbagliato, quarto fallo, esce Nicola Vallefuoco, torna dentro a Zavaglio che di falli ne ha tre. Servito Pejcinov sul più uno, il bulgaro nell'angolo con Dufour davanti, si gioca l'uno contro uno, va verso il centro dell'area, sbaglia la conclusione che lo beffa, e allora rimbalzo di Bedini e Cuspo di nuovo a giocare per il sorpasso quando mancano 8 minuti. Va da Bedini, la tripla di Bedini, va a segno la tripla di Bedini, lasci 3 metri a Bedini e lui mette 3 punti più 2 Kuss, era successo nel primo quarto. Adesso Bracci scarica su Canti, Canti si ferma, trova nell'altra parte Stefanini ma non ha lo spazio, attacca Bedini sul close out, trova il canestro di sinistro che riporta in parità la partita, 57 pari. Stefano Vallefuoco chiede la collaborazione di Bedini che arriva e riceve, consegnato a Zavaglio, Zavaglio accelera stavolta però perde palla, allora può ripartire Spezia Canti, chiede la palla a Garibotto, è stato liberato e segna Garibotto, non è arrivata la difesa, 2 punti facili per Garibotto. Ora fallo di Canti che transagonistica sembrava protestare, in realtà protestava con se stesso probabilmente. Cambio, esce Canti, Pipolo dentro, Stefano Vallefuoco sul più 2 Spezia, consegna la palla già nella zona di attacco a Dufour, Dufour palleggia davanti a Sepejcinov, decide di attaccarlo, poi va a sinistra, continua a palleggiare Dufour, scarica, la palla giunge a Stefano Vallefuoco, è fronteggiato da Bracci, tira lungo, la rimessa è Kuss, ha conteso la palla a Bedini, è riuscito a strappare questo possesso di nuovo. Allora saranno 14 secondi per i genovesi per tentare di nuovo il pareggio o il sorpasso, riceve lungo Dufour, attacca in virata, conclude di sinistro, c'è fallo di Garibotto, sembrava di Pejcinov, invece il fallo di Garibotto, terzo di Garibotto, una bella virata di Marco Dufour che poi ha trovato qualcosa per terra, la consegna, qualcuno ha perso qualche pezzo per strada nei contatti in area, va in lunetta Marco Dufour, prima volta per lui in questa partita, è veramente andato a tirare un singolo libero per un tecnico, segna il primo Dufour, meno 1 Kuss, 59-58, 6-29 da giocare, ancora Dufour dalla linea, segna ancora Marco Dufour, sono 19 i suoi punti, ma quel che più importa per il Kuss è che vale 59 pari, contatti sul portatore, esce la palla per Pejcinov, Bracci sulle tacche, fuori da Pipolo, Pipolo finge il tiro, c'era forse un fallo qui di Cassanello sull'attacco di Pipolo, Pipolo ottiene solo una rimessa adesso, time out con 6 minuti 10 da giocare, due squadre che dopo 33 minuti e 50 sono sul 59 pari,
punteggio che ha premiato Spezia per gran parte della partita, ma negli ultimi minuti tu sei riuscito a rimettere il naso avanti. Chiaramente situazione pericolosa per i bianconeri, perché Kuss ha la capacità anche a folate di produrre punti fuori dagli schemi, tirando anche in situazioni di transizione. E in arrivo punto a punto, chiaramente sarebbe un finale a cardiopalma, perché Spezia rischia ovviamente l'eliminazione e il titolo consegnato ai genovesi. Ma ci sono 6 minuti e 10 che ci guarderemo con molto interesse. Rimessa di Garibotto per Stefanini. Stefanini gira, quasi perde palla e fine la perde. Si lamenta per i contatti, non c'è fallo, secondo Falletta. Dufour. Stefano Vallefuoco. Rischia il palleggio in mezzo a due, poi trova lo spazio per alzarsi la lunetta. Corto il tiro, ma quasi si inciampa su Garibotto. Stipolo. Dufour, la tripla. Dufour, vale il più 3 per il Kuss. Pasticcio sulla ripartenza spezzina, si sono ostacolati. Ora c'è blocco di Stefanini, si va da Garibotto, palla sulle tacche da Bracci, uno contro uno con Cassanello che tiene il contatto e sbaglia Bracci. Kuss palla in mano sul più 3. Stefano Vallefuoco, Dufour, autore di 22 punti sinora, se la gioca con Stefanini, tira da 8 metri e mette anche questa Marco Dufour. Più 6 Kuss, ora Spezia chiaramente vede le streghe, attacca però Pippolo, bravo Pippolo. Appoggio di sinistro, è importante muovere il punteggio in queste situazioni, anche se sono 2 punti e rimane a meno 4 Spezia, ma muovere il punteggio è fondamentale. Attacca anche Zavaglio, si ferma, scarica per Bedini, brucia Pippolo, secondo tempo di Bedini che sbaglia, poi non riesce a prendere il rimbalzo, lo recupera Garibotto, ritorna dall'altra parte Spezia, caldissima l'atmosfera, Garibotto non segna, il rimbalzo di Gracci glielo ruba Cassanello. Esulta la panchina del Kuss perché Lander è riuscito a strappare il pallone che era già nelle mani di Bracci e non c'è stato fallo secondo la coppia arbitrale. Palla sotto per Dufour, è rimasto con Pecino, lo scarico per Bedini, ancora segna il Kuss. Time out obbligato per Padovan, più 7 Kuss, situazione veramente imprevedibile credo sino a pochi istanti fa, perché Kuss aveva segnato veramente poco dall'arco 3 volte sino al 30esimo con 4 bombe di Bedini e Dufour, ha recuperato, sorpassato, ottenuto ora il massimo vantaggio di più 7, 68 Kuss, 61 Spezia. Serve ora molta 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 determinazione per gli spezzini, ovviamente sul 2-1 meno 7 ora bisogna lavorare con questi 3 minuti e 40 per loro. Kuss ci crede, fanno capannello e 5 in campo, vuole tenere questa cosa che sarebbe per lui, sarebbe per loro chiaramente il back to back. Pippolo
Pechinov trova sotto Bracci, commette fallo su di lui Castanello prima della conclusione. Non c'è ancora bonus, il fallo di Castanello. E il secondo, c'è cambio, esce Castanello che ha dato molto, è entrato Ferraro. Pechinov tira subito ma sbaglia, il rimbalzo lo strappa però Bracci. Ancora 14 secondi per l'azione d'attacco bianconera, dietro schiena di Pipolo che va a appoggiare di destro, non segna ma c'è il fallo, erano in tre su di lui, vediamo, direi che il fallo è di Stefano Vallefuoco ed è il quarto. Importante questo per coach Pansolini, coach Taverna, resta in campo Stefano Vallefuoco. E Pipolo va in lunetta per accorciare. Segna il primo. Terzo punto fondamentale di Pipolo in questo frangente. Tiene viva la speranza, segna anche il quarto. E quindi torna a meno 5 Spezia. Bus 3-13, palla in mano, Stefano Vallefuoco per Ferraro, esce Bedini a ricevere, c'è il cambio su di lui, è rimasto Pipolo con lui, Zavaglio davanti a sé, Pechinov lo attacca, si ferma, scarica per Stefano Vallefuoco che arriva in lunetta, tira, sbaglia ma al rimbalzo è di Spezia, quasi lo recuperava Ferraro, invece l'ha preso poi l'altro 14, quello bianco. Servito Bracci sotto canestro, non tira, spreca un'ottima occasione il pivot spezzino, poi perde palla Spezia perché sfugge dalle mani di Pechinov. Palla pesantissima in questo momento e ne ha fatto le spese il bulgaro che non è riuscito a trattenere il pallone a metà campo, vuole andare in corso ma la palla ha toccato la linea, era troppo tardi. Kuss 2.37 da giocare, emozionante questo finale perché sicuramente Spezia andrà ora il 1000 per 1000. In campo i due Vallefuoco, Zavaglio, Tufur, Bedini, Pecino, Garibotto, Bracci, Pipolo, zona per Spezia, 2-3, si va da Zavaglio, Zavaglio attacca, liberato Stefano Vallefuoco, fa saltare il difensore, tira, sbaglia, il rimbalzo di ed è il fratello Nicola che strappa la palla. Determinazione, ci vuole determinazione per entrambi. Zavaglio si prende la bomba, era stato micidiale in gara 2, stavolta gira sul ferro, esce, si va dall'altra parte, Stefanini sulle tacche, Bedini difende, si alza Stefanini, appoggia al tabellone, segna, meno 3 Spezia, 1.57. Se qualcuno ci dice che la C-Silver Ligure non è interessante, va bene. Zavaglio, Dufour, Bedini, attacca Bedini, scarica Stefano Vallefuoco, ma sono scaduti i 24 secondi, non ha tirato il Kuss e allora Spezia la palla per attaccare il meno 3, ridurlo, pareggiarlo. 1.34 sul cronometro, si asciuga il parquet. Garibotto effettuerà la rimessa per Pipolo, un po' di pressione da Stefano Vallefuoco che però ha 4 falli, non può eccedere, il blocco di Bracci altissimo, Pechinov la tripla non va, rimbalzo di Bellini, Stefano Vallefuoco, Kuss non ha fretta, c'è sempre la zona, si va da Nicola Vallefuoco nel mezzo angolo sinistro, Bedini dal gomito, Bedini
ancora più 5 Kuss, rimessa di Pecino per Garibotto, 1-0-3, Kuss a due possessi. Pecino esce, trova Bracci ancora in area, stavolta Bracci si gira, appoggia al tabellone, non gli contende la palla Dufour, segna Bracci, meno 3, 60 Kuss, 67 Spezia. Kuss ha ancora 13 secondi, 12 ore, azione d'attacco, Zavaglio lontano dal canestro, Zavaglio rimane accoppiato con Bracci, lo punta Bracci, lo gli ruba palla, non c'è fallo, corre Pipolo dall'altra parte, Stefanini nell'angolo da Pecino, non tira Pipolo, gli commette fallo, Nicola Vallefuoco lo manda in lunetta, quinto fallo di Nicola Vallefuoco, però conclude qua la sua gara 4 Nicola Vallefuoco. Ha dato tanto per il Kuss, molta difesa, punti anche, ne ha 7, 9 scusate, però ora c'è lunetta Pipolo sul meno 3, segna il primo, meno 2 Spezia, 21 secondi e 65 sul cronometro, lo vedete, Kuss avrebbe l'ultima azione, sbaglia il secondo libero Pipolo, resta meno 2, subito fallo, mi pare di aver visto di Garibotto, esattamente quarto fallo di Garibotto per me, però non c'è bonus e quindi ancora rimessa Kuss, time out di coach Pasolin, 20 secondi e 15 centesimi sul cronometro, Spezia sotto di 2. Che partita, sono qua, c'è di qua di fianco a me un ragazzo di Spezia che fa le riprese, partitore, chiama i tifosi a raccolta Spezia, perché serve davvero per i bianconeri per recuperare sul meno 2. Kuss è a 2 punti, scusate, è a 20 secondi da un obiettivo che sembrava molto difficile oggettivamente, vista la situazione, visto il vantaggio spezzino nel terzo quarto. Ovviamente 20 secondi e 15 nel basket sono tantissimi, Spezia in bonus adesso, quindi da un lato è uno svantaggio, dall'altro può permettere di bloccare il cronometro, andare in lunetta e recuperare palla eventualmente. Rimessa di Stefano Vallefuoco, riceve Dufour, ci sono 20 secondi, spento il cronometro ai 24, fallo di Garibotto, quinto su Dufour che va in lunetta. E quanto pesa questa palla in mano a Marco Dufour? Perché ci sono 14 secondi e 18 da giocare da qui alla sirena finale di gara 4. Il numero 9 del Kuss può portare i suoi a due possessi, questo farebbe la differenza, più due Kuss. Marco Dufour, il pala sprint ulula, ma Marco Dufour segna il primo libero, ma è sempre un solo possesso, fondamentale questo secondo libero per Marco Dufour che va, time out, Kuss avanti di 4 in questo finale, davvero interessante, un po' meno per i spezzini perché hanno sprecato un più 11, ma lo spettacolo è notevole secondo me, lo dice anche il numero di persone collegate, ringrazio tutti quelli che si sono messi all'ascolto per guardare questa partita, time out in cui chiaramente
Spezia deve organizzare non solo un'azione d'attacco per segnare, ma anche poi cosa fare segnando. Per recuperare 4 punti, 2 possessi. Ora intanto il time out ha permesso di rimettere in zona d'attacco. Pus torna in campo con gli stessi effettivi, c'è cioè Cassanello under in campo, se no Dufour, Bedini, Stefano Vallefuoco, Zavaglio. Pecino va a effettuare la rimessa per Spezia, ci sono Stefanini, Pipolo e Bracci sulle tacche, Canti pronto fuori area, riceve Pipolo, deve tirare anche velocemente, Pipolo corre, appoggia di sinistro, segna, time out il Pansolini, ovviamente 9.85 scusate sul cronometro, i 2 punti di Pipolo portano Spezia a meno 2. 70 Spezia, 72 Pus. Respiriamo. Chiaramente la rimessa del Pus dalla zona di attacco con 9.85 da giocare. Spezia deve recuperare palla, non può lasciar giocare il Pus. Presumo si vada per il fallo. Il problema è che se i due liberi del Pus andassero a segno, chiaramente c'è ancora meno tempo per recuperare rispetto a prima. Un eventuale più 4 sarebbe difficile da recuperare. Stefano Vallefuoco per la rimessa, difesa che cerca di impedire il passaggio, riceve Bedini, no? Lo commette poi. Commette fallo Stefanini, sono passati pochi, passato un secondo, quindi Spezia deve sperare, può sperare che Bedini non segni entrambi questi liberi. Angelo Bedini segna il primo aiutato dal ferro, attenzione più 3 Cus. Bedini, secondo tentativo, segno, non c'è il time out, ora Spezia deve giocare senza istruzioni, deve tirare subito, tira Pejcinov da lunghissimo, sbaglia, rimbalzo, tira Canti, tira Stefanini, segna sulla sirena, ma vince il Pus, segna Stefanini, non so se è convalidato, non lo vedo, ma Pus è campione regionale per la seconda volta consecutiva. È assegnato il canestro di Stefanini, conta poco, 74-72, impresa dei genovesi che vanno ad espugnare il palasprint quando credo avessero dalla loro veramente solo il cuore da buttare. Lo ha buttato in campo il Pus. Spezia è rimasta al palo nelle ultime battute, Pus ha superato, è rimasto davanti, non ha tremato la mano dei tiratori genovesi biancorossi, liberi pesantissimi segnati da Dufour e Bedini. Spezia ha provato veramente tutto, perde di 2 punti così come in gara 2, 2 punti o anche 1 nei playoff valgono questo, valgono secondo titolo di C-Silver per il Pus. Purtroppo per Spezia c'è da elencare la terza finale consecutiva persa, una con Sarzana e 2 contro questo Pus, e sono un po' stremato, è stata una cavalcata veramente bella questa degli ultimi 2 quarti. Pus va a prendersi l'applauso dei tifosi, pochi presenti qua, dire la verità, ma presenti. C'è da dire bravissima Spezia che ci ha creduto sino all'ultimo, c'è l'applauso dei tifosi,
fino a pochi minuti dalla fine avrebbe tranquillamente meritato di impattare questa gara, avrebbe potuto comunque impattarla, vincerla e impattare la serie anche negli ultimi istanti. Non c'è riuscita, è stato credo veramente bravo il Fus, ha trovato quello sprazzo di nervi, di precisione che non aveva fino a quel momento dai suoi nel tiro dall'arco, due triple consecutive di Dufour e di Bedini, ha preso quel vantaggio che soprattutto Pipolo ha cercato di erodere, c'è riuscito in parte, non è riuscita l'operazione sino in fondo. Fus è arrivato alle battute finali con quei possessi di vantaggio che spezza e non è riuscito più a compensare. Vi darò poi i tabellini, intanto c'è da celebrare questa vittoria di coach Consolini, di coach Taberna, ora si fanno la foto chiaramente, arriva anche Mangione con le stampelle, anche per lui che non ha potuto partecipare, credo che sia comunque una grande gioia, ovviamente urlano la loro soddisfazione, back to back del Cus. Spezia anche quest'anno resta seduta in panchina, purtroppo a meditare su alla fine un canestro sbagliato, un tiro non preso, una tripla uscita toccando il ferro. È la dura legge di questo sport che può vedere trionfare una squadra che magari, se facciamo il computo del totale dei punti, ora non sono in grado di farlo al volo così, ma in questa serie finale forse ha segnato di meno, ma ha vinto tre partite contro una. E allora aspettiamo, resto collegato perché ci sarà sicuramente la premiazione, abbiamo già visto pronto il presidente Bennati, ci sono le coppe sul tavolo degli ufficiali di gara, ci sono anche i bambini in campo e comunque per loro è sempre una festa, che si vinca o che si perda, l'importante per loro è vedere questo sport bellissimo, secondo me, e giocare a fare i grandi nell'intervallo, nei momenti in cui non giocano quelli della squadra serie. Attendiamo ancora qualche istante, io resto collegato sino alla premiazione perché credo sia giusto anche vedere la premiazione degli sconfitti. Spezia ha fatto un gran campionato, queste due squadre hanno perso, Cus a questo punto solo 4 partite, di cui una sola in regular season, proprio qui, di 2 punti. Spezia ne ha perse 5 a questo punto, 3 però in questa fase finale, in questa serie finale, se no aveva perso 2 partite in regular season, nessuna nella seconda fase. La legge dei playoff dice che conta di più quello che si fa in questi terribili ma anche bellissimi momenti in cui ci si gioca tutta la stagione in poche gare. Che dire, ancora una volta il Cus avrà la possibilità di confrontarsi anche con le squadre di fuori regione, come sapete è previsto un girone di spareggio a 3, si dice a Roma, vedremo poi esattamente come sarà organizzato. L'anno scorso non è certo andata bene al Cus con tutte sconfitte nel girone, e dobbiamo ammettere che il livello di questa C-Silver rispetto ad altre regioni purtroppo è inferiore, ci sono evidentemente anche budget diversi nelle squadre, ci sono dei budget significativi che evidentemente qui non ci sono, questo è il nostro livello. Io credo che però lo spettacolo oggi, certo tanti errori magari, ma l'equilibrio e la tensione che abbiamo vissuto
specialmente nell'ultimo quarto, io credo che valgano comunque, possano far appassionare i ragazzi. Chiaramente non sarà contenta Spezia oggi davanti al proprio pubblico, davanti anche appunto ai propri bambini, di dover inchinarsi e cedere quando pregustava. Secondo me anche sarebbe stato un bel epilogo anche andare a gara 5 a Genova. C'è la premiazione ora degli spezzini, non posso zoomare col cellulare, ma zoomo con la telecamera, se poi potrò montare. Vengono premiati ora con la medaglia, prendono l'applauso dei propri tifosi, meritato applauso anche da parte Cus. Si complimenta il presidente Bennati. Comunque ci sono anche vedo Coari che riceve anche lui la sua medaglia, l'altro che non è sceso oggi in campo dal Padiglio, il borghese della medaglia Coscianza. Pipolo riceve la coppa del secondo classificato della C-Silver 2017-2018. Complimenti a Spezia, che veramente avrebbe meritato anche una gara 5. Sono sicuro che avrebbe portato al Palacus un pubblico importante. Si premiano anche gli ufficiali di campo, hanno lavorato bene per questa importante gara 4. Gli arbitri di questa finale, Zagli, Colletta, stretta di mano anche per loro, ricordo di questa partita. E ora comincia la premiazione del CUS. Zavaglio, Cassanello, Franconi, Pampuro, Bilamur, Bianco, questi due non sono entrati in campo oggi, Stefano Vallefuoco, Ferraro, Nicola Vallefuoco, Angelo Bedini e Marco Dufour, che hanno dato la spallata a questa partita. Coach Pansolini, ancora un titolo. Coach Taverna, il capitano del CUS, Edoardo Bestagno, infortunato al ginocchio, l'altro infortunato, Marcello Margione. Chi alza la coppa? L'alza Mangione insieme con Bestagno. Complimenti al CUS, complimenti al CUS. Si va con la coppa a centrocampo. Si festeggia, ovviamente. Sarà una lunga notte per i biancorossi, io penso. Sarà lunga anche per i bianconeri, per un altro motivo. Sarà difficile dormire per tutte e due. E allora ci sarà la foto di rito dei Cussini, ovviamente. Io mi avvicino alla conclusione del collegamento. Credo di avervi raccontato questa serie finale come meglio non potevo. Io ho avuto anche un paio di partite il supporto di commenti tecnici d'eccezione, coach Lupi, coach Corsolini qui a Spezia la volta scorsa. Vi ringrazio tantissimo, esperienza che sicuramente cercherò di ripetere, perché diciamoci, hanno aggiunto il 90% di quello che si poteva dire, l'ho aggiunto loro. Io sono stato solo un mero raccontatore di eventi. E allora, con Marcello Mangione seduto di fianco alla coppa, che non è riuscito a vincere il campo, l'ha vinta dalla panchina anche lui. Io vi saluto, c'è una cerimonia che è tipica di questo sport, chiaramente spiacerà ai tifosi spezzini. Cus taglia la retina, taglia la retina del canestro. Era successo al Cus l'anno scorso, stavolta succede fuori casa. Va bene,
Aspettiamo che tagli la rettina, Capitan Bestagni. E io a questo punto credo di poter dire di aver detto tutto da qui, dal Palacus, dal Palasprint. Finita la C-Silver Ligue, Cus primo, Spezia secondo, 3-1 in serie finale. Io ringrazio tutti voi, ci sono ancora una trentina di persone collegate a guardare queste premiazioni, io vi ringrazio per l'ascolto. E vi saluto alla prossima occasione, a questo punto non so quale sarà. Comunque ricordatevi che siete tutto per passione, perché super basketball è la passione, solo la passione. Buona serata a tutti. Da Spezia.